Quando gli egizi davano l'oppio ai neonati e Baudelaire fumava l'hashish. Ricordate, una delle primissime trasmissioni, parlando a questa radio, vi ho detto che il patto fra il Dio creatore e Abramo fu il fatto che Abramo era fatto di oppio. Naturalmente, cosa c'è? Dimmi tutto, dai. La lista. Che lista? Niente, Ciao Luisa. la lista dei nomi che va a Roma. Non lo so, che ne so della lista dei nomi che va a Roma, amico mio. No. Va bene, siamo per quando vi avevo detto all'inizio che il patto fra Abramo e Dio era il fatto di un'intossicazione da oppio fatta da Abramo, perché sicuramente era un'intossicazione da oppio fatta da Abramo. Non vi ho raccontato una cosa non vera, cioè è vero che questo tipo di patti col Dio creatore, col Dio padrone, con quello che ti cambia tutto, sono allucinazioni da oppio, perché non sono una proiezione di se stessi, ma ogni volta che si altera la percezione avviene questo tipo di fenomeni. Ma l'uso dell'oppio, l'uso delle sostanze da oppio, non sostanze, l'uso dei semi del papavero da oppio era comunissimo a quei tempi, sia in Egitto, sia in Mesopotamia, sia nel Medio Oriente. Per cui un'intossicazione da oppio era facilissimo, insomma, che avvenisse. Poi bastava che uno sapesse fare le due parole in croce, si pensasse Dio, e come si pensava Dio. E come si pensava a Dio, lui tranquillamente sparava cazzate. Naturalmente le cazzate poi col tempo cambiavano, col tempo variavano, col tempo si modificavano e modificandosi le cazzate diventavano vere. Le cazzate passavano di bocca in bocca, di tradizione in tradizione, ognuno le faceva proprie, ognuno si identificava con quella cazzata, ognuno usava la cazzata per mettere in ginocchio le persone e sono passati 2000 anni di oscurantismo, sono passati 3 miliardi di morti fatti con le cazzate. Questo lo trovate sul Gazzettino del 4 aprile 1998. Andiamo avanti. Ma Wojtyła ci aveva promesso un tetto di legno. Vabbè, è dalla Repubblica del 28 marzo 1998. Wojtyła va in giro, fa le promesse, perché lui è come Dio, però le promesse sono parole, le parole devono essere mantenute, di mantenerle non gliene frega niente. Coppia che incontrò il pontefice, che birbone quel Barberi, e poi anche il Papa. Ho qui la lettera con la promessa di una casa di legno, già progettata ma mai consegnata. Cioè, in pratica della gente, a sta gente non gliene frega assolutamente niente. La gente va solo messa in ginocchio. È come fino a qualche anno fa la Chiesa Cattolica parlava contro l'aborto, come oggi parla contro l'aborto, solo perché non può avere bestiame da vendere. Naturalmente non dice che vuole bestiame da vendere. Dice che l'embrione è un individuo completo. È vero. In potenza lo è. Semplicemente si dimentica che anche a un anno un individuo è completo, anche a 2 anni, anche a 3 anni. E mettere in ginocchio un individuo completo, un ente giuridico, un'entità giuridica, è attentato alla Costituzione, è stuprarne la volontà, è stuprarne il pensiero. Ma allora, se un individuo completo ha pensiero o non ha pensiero? Se non ha pensiero cos'è? Merce da buttare in cesso? Allora, se un essere completo, come dice la Chiesa Cattolica, adesso perché gli fa comodo, adesso perché vuole metterlo in ginocchio, perché lei deve metterlo in ginocchio? La Costituzione questo lo proibisce. La Costituzione impone il rispetto del pensiero, il rispetto delle idee, il rispetto delle determinazioni. La Costituzione non afferma né può affermare in nessun parte né nel suo spirito che una persona sia oggetto o possesso di un'altra. Non è assolutamente possibile questo. Per cui alla Chiesa Cattolica interessa soltanto persone, puoi battezzarle, metterle in ginocchio e a fin fine stuprarle. Non ha importanza se stupra fisicamente, se gli ruba il pane dalle mani, se le costringe alla miseria.
L'importante è stuprare, l'importante è che siano in ginocchio, l'importante è che non possano determinare se stesse. Vediamo un po' da... cambiamo un pochino il giornale, va? Dall'Espresso. Sant'Egidio, ora pro nobis. Vi ricordate la comunità di Sant'Egidio? L'ho già citata più di qualche volta, no? La comunità di Sant'Egidio è quell'organizzazione di... Non trovo aggettivi abbastanza scurrili, personaggi che tenta di trattare con chi sgozza uomini, donne e bambini nei villaggi algerini, che vuole imporre al governo algerino di trattare con questi. Ma ognuno si faccia un pochino le sue analisi. Io chi uccide, massacra, tortura, sgozza il più debole, o solo disprezzo, punto e basta. Trattare per cosa? Si tratta con chi chiede qualcosa, non con chi stupra il più debole, assolutamente. Non esistono mediazioni. Si può trattare con chi uccide il più forte, benissimo. Questi macellai algerini, invece di sgozzare bambini, non so, ammazzassero poliziotti, dal mio punto di vista, beh, ammazzo bene o male qualcuno che è armato, qualcuno che, vabbè, magari sorpreso, magari imboscato e tutto quello che vuoi, ma ipoteticamente si può anche difendere, vabbè. Dici, è una guerra, sicuramente chiedono qualcosa in cambio, si può trattare. Ma chi sgozza bambini di 2 anni, 3 anni, chi stupra ragazzine, che cosa può chiedere questo? Cioè, che dignità gli si può lasciare a questo? Non esiste neanche il pensiero di dire questo ha qualcosa da chiedere. Ma stiamo scherzando? Cioè, soltanto la pazzia di chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra può arrivare a questo. Uno che sgozza bambini indifesi, bambine, che stupra, che uccide, cioè, merita solo assoluto disprezzo. L'altro giorno è venuta fuori la notizia che l'esercito ha arrestato dei sindaci che appartenevano al partito presidenziale e che hanno commesso questo. Per fortuna che li ha arrestati. Avesse aspettato ancora, sarebbe stato a sputargli il muso. Cioè, chiunque fa questo. Cioè, non esistono delle mediazioni. Quando a rimetterci è il più debole. Non esistono mediazioni. Quando è l'indifeso. Quando è chi non ha la possibilità di neanche replicare. Non possono esistere delle mediazioni. E la comunità di Sant'Egidio sta facendo questo. Cioè, veramente è vergognoso. Cioè, veramente è un'organizzazione di asociali. Ma nel modo più assoluto e categorico. Vabbè, andiamo avanti, va. Vediamo l'Espresso del 9 aprile 1998. Sempre lo stesso Espresso. Olocausto zingaro. 500.000 di zingari sono stati ammazzati nei campi di sterminio. Vabbè, gli zingari, si dice, rompono i coglioni, rubano, entrano nelle case, ti spaccano le porte. Ti spaccano le porte. Che delitto che fanno, Che delitti gravi che fanno. Pensa un po', non si mettono neanche in ginocchio. E perché li hanno ammazzati gli zingari? Lo sapete voi? Perché i cattolici hanno spinto per massacrare gli zingari? I primi olocausti, addirittura all'inizio, proprio all'inizio del nazismo, furono fatti proprio da zingari. Cioè, massacrarono gli zingari. E vennero massacrati gli zingari perché se gli ebrei... Ah, sì? Va bene. Fra un poco prenderanno la luce. Va bene. Fra poco toglieranno la luce. Vabbè, staremo a vedere. Gli zingari... vennero massacrati perché loro avevano forgiato i chiodi con cui inchiodare il Gesù di Nazareth. Questa diceria messa in giro dai cattolici servì per massacrare gli zingari. Allora, cosa hanno fatto i cattolici? Gli hanno impedito di lavorare, gli hanno impedito di fermarsi, gli hanno impedito di commerciare, gli hanno dato all'untore, li hanno emarginati nella società, li hanno cacciati nei posti più infami a vivere, hanno costruito delle persone che devono pur sopravvivere, e chi ci rimette da tutto questo
sono le persone che all'interno del sistema sociale sono più deboli. Sono quelli che hanno la porta che si può aprire con un cacciavite, sono quelli che hanno le cose più esposte e più minacciabili. State pur certo che con un cacciavite della zingara non si scassa una banca. Ricordatevelo bene questo. E ricordatevi che per cambiare le cose anche minute è necessario agire sulla vita di tutti i giorni. La banca si scassa con una lancia termica e con una capacità di lavorare con una lancia termica. Per avere la capacità di usare una lancia termica e per avere la capacità per riuscire ad entrare e a superare i sistemi di allarme che ha una banca, occorrono qualità che gli zingari normalmente non hanno. Portare via il portafoglio a una signora al supermercato occorre una qualità di destrezza che normalmente chi usa una lancia termica non ha. Riflettete un attimino. Il zingaro vi sfila un portafoglio con la destrezza. La banca vi mette il mutuo della casa a un tasso da usura. È in corso di discussione adesso. Tutti e due sono reati. Poi ognuno ha i suoi pruriti, ognuno ha le sue voglie, ognuno vuole cambiare le cose a modo suo. Auguri. Poi Saragat Zitti Paolo VI, l'Espresso del 9 aprile 1998. Cos'è sta storia? Gennaio 1967, il Papa protesta per il via libera alla legge Fortuna. Il Quirinale risponde con una lettera di fuoco ad Aldo Moro. In pratica Aldo Moro e il Vaticano erano legati per impedire il passaggio della legge Fortuna sul divorzio. Fu una battaglia laica importante, fondamentale. Ed oggi ne vediamo gli sviluppi. Paolo VI avrebbe potuto vincere Aldo Moro. E non vi dico cosa sarebbe successo. Pensateci un po' da soli. Molto bene. Dalla Repubblica, no, di rassegna stampa oggi, non una bella tonnellata. Anche perché visto che le telefonate ci lasciano un po' tranquilli, poi fra qualche minuto chiudiamo anche la trasmissione e lasciamo Alvise e i suoi ospiti. Dalla 14 aprile 1998. Allora, uno studio statunitense, criminali si nasce, diverso il loro cervello, col cazzo. Non è vero, è una menzogna pura, semplice, decisa. Questi studiosi avrebbero scoperto, secondo loro, facendo analisi su alcuni criminali in galera, che il cervello di questi criminali, usando una tomografia a emissione di positroni, una tecnica che consente di misurare l'attività delle varie parti del cervello, gli scienziati hanno messo a confronto 12 assassini che da bambini avevano patito abusi e con 26 killer dall'infanzia, in paragone benigna. Benissimo. Il problema reale è questo. Questo tipo di analisi non serve assolutamente un cazzo, cioè non serve assolutamente a niente, sono dei palliativi che servono solo per annebbiare il cervello a chi legge. Se loro vogliono fare le analisi, si prendono il Presidente della Repubblica Americana, si prendono il personale del Congresso americano e gli fanno la tomografia a emissione di positroni. Dopodiché aspettano a vedere che tipi di delitti vengono fatti da questi. Cioè, il delitto, nel 90% dei casi, 99,9% dei casi, è sempre un atto soggettivo, non soggettivo come atto, ma soggettivo per essere considerato delitto. Cioè, delitto è io che accoltello una persona, ma se io guido un aereo come pilota da caccia, come pilota militare, e sono comandato a sganciare bombe su un villaggio, e ammazzo 50 persone, ho commesso dei delitti? Cos'è che determina l'oggettività attraverso la quale ci dice questo è delitto o questo non è delitto? Cioè, è vero che ha delle azioni che dall'oggettività io ricevo, io do delle reazioni fortissime, io do delle reazioni diverse da quelle che da Tizio, Caio, Sempronio. Per cui esistono delle
mie caratteristiche soggettive di reazione soggettiva a delle sollecitazioni che ricevo dall'esterno. Però è altrettanto vero che considerare questo delitto o non considerarlo delitto è dovuto comunque a cause diverse dell'azione stessa, perché chi evade le tasse è un delinquente, chiariamocelo questo. Cioè, fare dei delitti o essere dei delinquenti è diverso dal fare delle azioni. Attenzione, e la carica soggettiva, la carica emozionale, la carica elettrica, la carica di pensiero, i cosiddetti traumi subiti infantili, eccetera, che poi non è assolutamente vero che siano grandi o piccoli. Esistono delle azioni piccole che lasciano dei grandi traumi, esistono delle grandi azioni che lasciano dei infimi traumi. Per cui anche la percezione soggettiva del trauma è diversa. Cioè, esistono tanti di quei fattori da considerare, per cui si dice che questo studio è una cagata pazzesca. Serve solo per annebbiare i cervelli. Andiamo ancora avanti. Oh, guarda chi c'è, anche la mia amica Roberta. Ciao Roberta. 5 minuti, alle 4.25 ti vedo da cominciare a fare i saluti, eh? Alle 4.25 devo cominciare a fare i saluti, vabbè. Allora, la minaccia è terribile. Vabbè, prete pedofilo paga la chiesa. E questo è il tribunale di Bruxelles. Con questa notizia riprenderemo la segna stampa la prossima volta. Visto che ho trovato le minacce... Visto che sono stato minacciato, chiudiamo qui la trasmissione. Allora, la trasmissione è magia, stregoneria, paganesimo. Io sono Claudio Simeoni.